Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, ho ascoltato le vostre richieste ed ho abbassato la luminosità. Sappiate che vi leggo sempre, ho visto tutte le richieste, ho abbassato, spero sia decente, perché qui con la luce è sempre un po' difficile. Comunque, come ben sapete, vi sarete accorti, se avete visto i miei video ultimamente, che insomma spero, immagino di sì, avete visto che ho una fissa nell'ultimo periodo, e cioè guardare le cose al microscopio. Lo so, è una fissa un po' strana, però ho scoperto un mondo nuovo quando guardo le cose al microscopio, specialmente quello che concerne il trucco, e ho un rapporto amore e odio, nel senso che mi piace un sacco vedere quello che vedo perché non me l'aspettavo, e appunto è un mondo nuovo con delle cose che non avrei mai pensato di vedere nella mia vita. D'altra parte sono un po' disgustata e incredula che io mi possa avere, cioè che io possa avere e usare sulla mia faccia delle cose di questo tipo. Quindi oggi facciamoci del male ulteriormente e continuiamo a guardare le cose al microscopio, e cioè oggi voglio fare un paragone. Allora, voi sapete che ho appena fatto un super super sostanzioso decluttering. Se non avete visto il mio video di decluttering makeup collection, andatelo a vedere, lo trovate nei miei ultimi video. Ma oggi ho selezionato le cose più scadute, i trucchi più vecchi, quelli quasi ammuffiti, e voglio confrontarli con dei trucchi nuovi invece che sicuramente non sono scaduti, ecco. Perché molto spesso ci diciamo: ah, questo prodotto ce l'ho da 7 anni, ma sì, sarà scaduto, ma insomma sembra a posto, il profumo è normale, insomma non puzza, quindi usiamolo. Ma sarà davvero così? Sarà davvero ancora buono quel prodotto? Oggi lo scopriremo insieme. Prima di iniziare però volevo farvi vedere il mio nuovo bracciale. Se mi seguite su Instagram l'avete visto, perché ve l'ho fatto vedere anche in una foto, lo indossavo anche a Venezia, anzi li indossavo entrambi. Quello che sto indossando in questo momento è il Rose Gold, la versione Rose Gold. C'è anche però la versione argento, che è questa. Sono i nuovi bracciali Daniel Wellington. C'è sia appunto la versione rose gold che argento, ma io spero tanto che lancino la versione dorata, perché mi piacerebbe un sacco averla. E sono, allora, hanno il logo al centro del bracciale entrambi, ma non è troppo forte il logo, si vede, non si vede. Sono molto eleganti, molto carini da indossare sia da soli che assieme ad altri bracciali, e mi piacciono un sacco. Io mi dimentico sempre di dirvelo, ma ho sempre un codice sconto per voi di Daniel Wellington, e cioè è uno sconto del 15%, che non è niente male, ve lo metterò qua. Comunque è KissMakeup01 il codice sconto, lo potete usare per i nuovi bracciali, e ci tengo sempre a specificare che io non ci guadagno niente. Ve l'ho detto ma ve lo ripeto, io per scelta ho deciso dall'inizio di YouTube di non guadagnare mai sulle vendite eccetera, quindi io non ho mai percentuale. Se usate i miei codici sconto, praticamente è solo uno sconto per voi, cioè non ci guadagno nulla, ecco, questo è importante per me ribadirlo. Però volevo farvi vedere perché oggi sto indossando sia l'orologio Daniel Wellington che il nuovo bracciale, entrambi sono rose gold, per questo li ho abbinati, mi piacciono un sacco. Però è uscito anche la versione silver e i pacchettini, ragazzi, i pacchettini Daniel Wellington sono la cosa più bella. C'è la scatola, la controscatola, e secondo me sono wow. Vorrei iniziare con questo. Questo è il Sun Care Perfect 10 fondotinta solare in crema protezione media. Un titolo, un programma di Deborah Milano. Allora, questo penso fosse uscito tipo 5 anni fa, una roba del genere, solo che mi hanno mandato questo colore terribile che io ho usato tipo una volta per uno swatch, e questo è quanto. Però sicuramente questo prodotto ha preso molta aria, perché ovviamente non era sigillato, è rimasto lì appunto per tutti questi anni ed ha una patina di dubbia provenienza sopra, e io non andrei mai ad usarlo. Però a vederlo così dico: boh, vabbè, non dovessi avere un'altra terra, chi se ne frega, non so se farei bene. Andiamo a vedere. Allora, questa sembra un po' la superficie della pelle, no? Quando abbiamo visto la pelle sotto il microscopio nei video scorsi, sembrava un po' così, circa, non proprio. Vedo però questa specie di... perché non è liscia, e io infatti la vedo una specie di patina sopra, che non riesco a capire che cosa sia, che cos'è sta roba e che cos'è sta striscia strana, non riesco a capire. Cioè, sono come dei piccoli, non lo so, vermicelli, goccioline, che cos'è sta roba, boh, non lo so. Sembra... Dio, che schifo, sembra pelle. Boh, non lo so.
sembra che ci sia un po' di glitter, che sinceramente non so da dove arrivi perché questa terra non ha glitter. E che cos'è questo? Mio Dio, che schifo è! Non lo so, non so che cosa pensare. Sembra pelle e ha una... Che cos'è quel punto nero lì? Cos'è quella roba? Che schifo. Vabbè, forse è meglio non chiedercelo. E sembra quasi... Sì, sembra come pelle disidratata. In realtà è una specie... C'è una specie di... Ah no, qui non c'è. Che strano, questo è un pezzo... Oh mio Dio! Che schifo è e perché non lo vedo ad occhio nudo? No, vabbè ragazzi. No, vabbè ragazzi. Che schifo. Oh mio Dio, ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Ma com'è possibile che sia pieno di peli e io non abbia mai praticamente usato questa terra? Vabbè. Andiamo poi a prendere un prodotto in crema che non è assolutamente scaduto perché è nuovissimo ed è uno dei Color 5 Creamy Eyeshadow di Debbie. Questo è di un bellissimo azzurro cielo metallizzato, quindi secondo me sarà molto molto figo da vedere al microscopio. Vediamo, sperando di non trovare strane patine e strani peli pure qua, perché vi giuro, cioè, se succede non so più che cosa fare. E... boh, questo è strafigo, tutto glitterato, tutto, si vedono glitterini blu, dorati, quasi verdi. Dio, è nettamente diverso da quanto io veda guardando l'ombretto, ma devo dire che la superficie è omogenea, a parte forse qualche glitterino un po' più forte. Superficie omogenea, non ci sono peli, non ci sono patine strane e decisamente direi che si vede che è un prodotto nuovo, che io non ho nemmeno ancora swatchato. Poi continuerei questo museo degli orrori con il Make Up Forever Smoky e Aqua Smoky Extravagant. Questo è un ottimo mascara waterproof, peccato che sia stra scaduto, stra vecchio, stra usato e non andrei più ad usarlo neanche morta. Però perché no, guardiamolo al microscopio e vediamo che cosa ci trova, cioè che cosa ci troviamo. Allora, è molto difficile mettere a fuoco le setole del mascara, ho notato. Queste però sono le punte praticamente dello scovolino. Devo dire che si vede che è stato usato molto perché c'è, non, il prodotto non è omogeneo su tutta la lunghezza della setola e in alcune parti le setole sono anche incollate l'una con l'altra, vedete là? Il che non credo sia una cosa tanto positiva, devo dire. Beh, questo non è un microscopio super potente che mi fa vedere magari, che ne so, i batteri e tutte quelle robe là, altrimenti penso che scapperei disgustata e non tornerei mai più in casa, se non altro mai più in questo studio. Ma devo dire che tutto sommato mi sembra abbastanza decente, forse perché tutte le ciglia e tutti i pezzetti di ciglia, di pelle, di carne, che ne so, sono un po' nascosti tra le setole e non si vedono. Quello che però posso immaginare è che tutti questi grumi siano appunto pezzetti di ciglia, pezzetti di, che ne so, di ombretto, di trucco, e decisamente non è invitante a vederlo così, diciamo. Quindi molto importante, non usiamo mascara scaduti. A questo punto andrei invece a controllare il, questo è il Too Faced Better Than Sex che ho appena aperto, quindi l'ho usato una volta, credo di averlo usato solo oggi da quando l'ho aperto, e quindi è assolutamente nuovo e dovrebbe essere assolutamente pulito. Ma lo sarà davvero? Andiamo a vedere. Queste sono le punte delle setole, che sembrano molto più piene di prodotto e non sono appiccicate l'un l'altra come nell'altro mascara, almeno così mi sembra. Sì, devo dire che tra l'altro il prodotto sembra anche molto più, tra virgolette, bagnato rispetto a quello della Make Up For Ever, forse per quello era waterproof, questo no, però decisamente vedo che c'è molto molto più prodotto e non è così, mamma mia che forma strana che hanno queste setole, però vedo che non è così secco e asciutto
il prodotto come invece nell'altro mascara. Poi io andrei a vedere forse la cosa più disgustosa di oggi, forse anche no, però ne ho altre disgustose, ma questo sicuramente sarà sul podio. Questo è il Couvrance di Avène, fondotinta che io ho amato e beh, è un ottimo fondotinta, un po' difficile da applicare, forse un pochino troppo coprente per me in questo momento che preferisco una base più naturale, più leggera, però all'epoca mi piaceva tantissimo perché il colore era davvero perfetto per me. Oddio, che schifezza è. Vabbè, i peli del pennello sono, si vedono, sono grossi. Poi ci sono questi altri peletti strani, sempre di dubbia provenienza, che non capisco bene. La cosa più schifosa quasi è che sono... mamma mia, mio Dio ragazzi, cioè non ho pranzato e mi è passata la fame. Ma che cos'è quella crosticina? Oddio santissimo. La cosa peggiore è che i peli non sono appoggiati sulla superficie, sono tipo incastrati nel prodotto. Questa è la cosa peggiore. E poi questa crosticina non voglio sapere che cosa sia. Questi sembrano davvero e decisamente punti neri sulla pelle. Guardate questo pelo che è talmente tanto nel prodotto che ormai praticamente non si vede quasi più perché è andato in profondità. Guardate anche questo, sono talmente in profondità, che cos'è quella fibra rossa? Perché è rossa? Io non ho pennelli rossi. Vabbè, non chiediamocelo Nicole, smettila di farti domande quando fai questi video. Però è estremamente affascinante, mamma mia! Ragazzi, vi giuro, io questa roba non me la metterei mai in faccia, perché io già mi immagino che direte che schifo Nicole, ti trovi questa schifezza, mio Dio! No, e non lo faccio, non so perché lo tenessi lì, però fa veramente tanto 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 schifo. Poi andiamo a vedere quest'altro prodotto, di questo ne ho parlato anche nel video di Cluttering, mi sono soffermata perché anche qui sono un po' affezionata a questo prodotto. Questo è il Throbe di Benefit, questo era il mio blush preferito, tipo 7 anni fa. È andato fuori produzione, non lo fanno nemmeno più, quindi questo vi fa capire quanto sia vecchio e quanto sia scaduto. Devo dirvi però che secondo me i prodotti in crema scadono molto prima rispetto a quelli in polvere, perché quelli in crema contengono acqua e quindi secondo me scadono prima, non so perché, se ha un senso quello che ho detto. Invece quelli in polvere anch'io tendo ad usarli sempre un po' più in là della loro scadenza, non so perché, forse sbaglio, probabilmente sbaglio. Sicuramente sbaglio, però penso, boh, non lo so, sono in polvere, sembrano decenti, non puzzano, vado e li uso. E invece voglio proprio vedere che cosa viene fuori da questo blush. Boh, vabbè, secondo me è bellissimo, tutto rosa con questi glitterini, sembra molto carino, eh. E che cos'è sta roba bianca? Che cos'è? È un pezzo di pelle, che cos'è sta roba? Sorvoliamo. Beh dai, a me sembra molto molto carino con tutti questi glitterini, un po' più piccoli, un po' più grandi, delle cose non si capisce, che cos'è sta roba? Che cos'è quello? Mio Dio, si muove? Allora, io adesso non vorrei allarmarvi, però mi sembra che si sia mosso. Forse, e spero con tutto il cuore di sbagliarmi, perché vi giuro che lo scaravento per terra sto coso se questa roba si muove. Sì, devo dire decisamente che un prodotto come questo, vabbè, a parte che quella roba che abbiamo visto io non la vedo, tienilo lontano Nicole, tienilo lontano per sicurezza che non si sa mai ancora. E devo dire che a vederlo così questo prodotto io lo userei senza problemi. E decisamente, decisamente sbagliando, perché anche se è in polvere ho capito che la roba scade e contiene schifezze non identificate. Poi andiamo invece a vedere un prodotto che sicuramente scaduto non è, perché è nuovo, di pacca, è il Summer in LA Holo Eyeshadow di Pupa. Questo non l'ho mai usato, è nuovissimo, l'ho soltanto swatchato ed è, allora, già vederlo così è meraviglioso, dorato con tutti questi glitter, è pazzesco, sembra una pepita d'oro. Andiamo a vedere questo com'è, spero di non trovare strani animali che fuoriescono anche qui. Oh mio Dio, è la cosa più bella che io abbia mai visto, sembra una pietra preziosa, un cristallo. Oh Dio, è stupendo. Guardate quanti colori, quanti sottotoni di colore, si va dall'oro al rosa, al viola, al verde, al giallo. È
è meraviglioso, è veramente, veramente meraviglioso. Non ho parole per descriverlo, è stupendo, mamma mia, è bellissimo. Beh, questo si vede che è nuovo, eh? Non ci sono peli, non ci sono strani animali che fuoriescono, non ci sono corpi esterni che non si sa che cosa siano, e anzi, bellissimo da vedere. Guardate questi glitter, sembrano quasi cristalli. Vabbè, che meraviglia. Andiamo a vedere poi questo. Questo l'ho preso, ragazzi, prima di iniziare a fare YouTube, e io penso fosse il 2008 o inizio 2009 o fine 2008. Ok. Quindi questo deve avere almeno 9-10 anni, una roba del genere, il che è assurdo. Mi sto vergognando di me stessa. Però era talmente carina questa confezione che non volevo darlo via. Allora, questo ha cambiato decisamente colore, perché non so se si riesce a vedere, ma era tutto rosa. E poi in realtà qua sotto è diventato giallo vomito. Quindi sicuramente questo prodotto... Mamma mia, stanno venendo i brividi. Quindi sicuramente questo prodotto... non è più buono, ok? Non è più buono. Allora, prima cosa che metto a fuoco è già vedo una specie di pelo. Vabbè, figurati. Sembrano labbra, sembra la superficie delle labbra. Lo vedete sto pelo che fuoriesce? Che schifo! Chissà cos'è sta roba, ragazzi, mamma mia, Oddio, i brividi, vi giuro. Questo lip gloss, no, balsamo labbra, dovrebbe, è completamente rosa, non ha glitter, ragazzi. Quindi secondo voi che cos'è sta roba? Non sono glitter, non sono brillantini. Quindi deve essere qualcosa di molto, molto disgustoso. Lasciamo stare. E abbiamo visto, penso, il prodotto più disgustoso che si potesse vedere in questo video. Ok, ragazzi e ragazze, questo per oggi è tutto, meglio per la mia incolumità e per il mio stomaco e per il vostro. Spero che non posso dire che vi sia piaciuto, spero che non vi abbia disgustato troppo. Forse questo è il modo migliore per dirvelo. E fatemi sapere se volete che io guardi ancora qualcosa al microscopio, sperando che non sia indecente come in questi video. Quindi questo è quanto, un bacio a grandissimo mia family, noi ci vediamo domani con un nuovo video, super super abbraccio, ricordatevi che vi voglio sempre tantissimo tantissimo bene, bacio, ciao, a domani.